Michele Gismondi, il nostro campione. È questo il titolo dell'evento che sabato 21 ottobre in Montegranaro ha voluto dedicare ad uno dei suoi cittadini più illustri, il ciclista storico, compagno di squadra di Coppi e Bartali, vice campione del mondo nel 1959, scomparso 10 anni fa. In un momento atteso da tanto, Michele Gismondi è morto 10 anni fa, quindi anche per intitolare una via, una piazza, un centro sportivo come questo è necessario che passino i 10 anni, a meno che si concedano delle deroghe per personaggi come abbiamo fatto per Paolo Rossi di caratura internazionale. Non abbiamo forzato la mano, noi ritenevamo giusto in questo spazio dove ci sono anche tanti ragazzi che praticano il ciclismo poter intitolare a Michele. È stato un bellissimo momento perché questi giorni c'è stato grande coinvolgimento sia da parte dei nostri operai comunali, da parte dell'associazionismo, da parte di appassionati di ciclismo. Quindi abbiamo restituito questa fontana alla collettività di Montegranaro, erano tanti anni che era inattiva. Per me è un momento magico quest'oggi. Devo dire che abbiamo lavorato tanto affinché potessimo organizzare un bellissimo evento. Abbiamo riaperto poi queste strutture pubbliche che erano chiuse da troppi anni. Il riconoscimento di un uomo che ha dato molto per Montegranaro. Negli anni 50 è stato un grandissimo campione, Michele Gismondi, ma soprattutto lui rappresentava la città di Montegranaro. Cioè tutti i sensi di sacrificio veniva espresso all'interno di questo sport meraviglioso che è il ciclismo, e abbiamo avuto la fortuna di avere un giusto rappresentante della nostra città. In quegli anni esplodeva Montegranaro, ma è esploso pure il nostro Michele Gismondi, tant'è che è diventato una volta secondo ai mondiali e una volta, 2 volte quarto, quindi ha rappresentato al meglio la nostra collettività. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del CONI Fabio Luna, che ha puntato l'accento sulla scelta prestigiosa fatta dall'amministrazione, intitolando gli impianti sportivi a Michele Gismondi. E quando viene intitolato un centro sportivo, come nel caso odierno, a una persona fisica, noi ne siamo particolarmente felici perché negli ultimi tempi sempre più spesso si va in cerca magari l'intitolazione a grandi nomi che sono legati da un punto di vista economico, nel senso ai sponsor e quant'altro. Invece noi riteniamo che quando anche un ragazzo, chiunque frequenti un centro sportivo, entra in un centro sportivo che richiama il nome di una grande persona, come in questo caso un grande personaggio del ciclismo come Gismondi, io penso che già sia un primo passo per educare i nostri ragazzi. Un pomeriggio pieno, cominciato nella zona La Croce, dove ci sono lo stadio e gli impianti sportivi, proseguito poi in centro, in piazza Mazzini, per l'inaugurazione di un murales voluto dall'amministrazione comunale per ricordare ed omaggiare i cittadini veregrensi che hanno lasciato un segno importante fuori dei confini di Montegranaro e fuori da ogni polemica sull'assenza di personalità femminili, ma che rappresenta anche un primo passo di riqualificazione del cuore storico della città che deve tornare alla centralità della vita sociale che merita. Noi abbiamo dato praticamente rilievo alle figure di fama nazionale e internazionale, cioè soprattutto c'è San Serafino, il nostro santo patrono, con il cardinale Svampa. Quindi oggi è un giorno di festa, proprio tutto pensiamo, meno che alle polemiche. Io dico che è stato un errore parlare di questo perché se vi fossero state delle figure femminili sicuramente le avremmo valorizzate, ma il sottoscritto in appena 2 anni di amministrazione ha già valorizzato nel giusto modo 2 figure. La prima è stata con praticamente la montegranarese dell'anno, in questo caso Lorena Rosini, una donna coraggiosissima proprio sotto San Serafino, e l'altra, un'altra donna giovane, splendida ricercatrice che è Monica Morlacco, praticamente, che è stata premiata per il premio Eccellenza Donna praticamente a Pedritoli non più tardi di qualche mese fa. È stato un onore dipingere per Montegranaro, perché ho dipinto già per altri comuni, ma mai per il comune dove sono nato e cresciuto, quindi è stato molto significativo fare questo lavoro. Ho scavato diciamo, nelle radici della storia di questo paese. Prima, sono sincero, non me ne ero mai molto interessato. Cioè, quindi mi sono letto molti articoli, molti libri per disegnare questo murales.
e quindi lo trovo, è stato un po' un ritorno al passato, visto che ho vissuto anche 3 anni a Milano, sono stato in un periodo negli Stati Uniti a Los Angeles, quindi sono ritornato un anno fa e diciamo è stato un ritorno alle mie radici. Terza tappa per le autorità, gli ospiti e numerosi cittadini intervenuti è stata la sala consiliare in cui il giornalista Rai Giorgio Martino ha dato vita ad un incontro dal titolo «C'era una volta il grande ciclismo». Michele Gismondi ha rappresentato nella maniera migliore quell'epoca, un'epoca che io qui ho voluto simpaticamente definire il grande ciclismo. Non per una voglia di fare la nostalgia più o meno canaglia, come dice la canzone, ma perché veramente quella è stata un'epoca di grandezza per il ciclismo italiano a tutti i livelli, non solo perché c'erano Coppi, Bartali e Magni, che erano i tre grandissimi di quel secolo praticamente, ma perché era un momento in cui insieme ai grandissimi campioni c'erano tanti altri corridori importanti, fondamentali, come è stato appunto Michele Gismondi, che si è votato a fare, come si diceva all'epoca, il gregario, che non è una diminuzione, perché il modo con cui Michele Gismondi ha corso è stato da campione. Ha scelto di non essere il campione in prima persona, ma ha scelto di essere il campione insieme a Fausto Coppi. Che cosa significa questa giornata per lei? È un momento di felicità enorme, è il coronamento di una carriera di mio padre, e quindi che posso essere non felice, oltre felice e onorato della presenza di tutti gli amici, di tutti i montegranaresi. Quindi una giornata felice, felice. Tanti sono i trionfi di suo padre, se lei dovesse ricordarne uno che l'ha segnata particolarmente come figlio, quale ci racconterebbe? Ma aver avuto un padre così, pieno, nella vita e nello sport è stato sempre tra i primi, e quindi questo è quello che mi ha lasciato, essere primi, essere onesti, essere interessati al bene comune, cosa che lui ha sempre cercato di portare avanti.